Ciao a tutti amici di extremeware.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing della nuova Gigabyte Osmium. Come si può intravedere qui nella parte destra della confezione, Osmium è un elemento chimico, viene ripreso da questa piccola immagine, l'elemento 76 della tavola periodica. Nella parte frontale della confezione mostra la tastiera che si caratterizza per una retroilluminazione blu dei tasti e per la presenza di Cherry MX Red, che sono switch tipo meccanico lineari, particolarmente adatti al gaming. La parte posteriore della confezione riprende molte caratteristiche della tastiera, abbiamo appunto la presenza dei Cherry MX, connessione USB 3.0 laterale e uscite audio, capacità di anti-ghosting particolarmente elevate, fino a 64 tasti contemporanei via USB, connettori placcati oro, 5 tasti macro, scroll, scusate, per regolazione della luminosità e del volume. Poi abbiamo la possibilità di attaccare e staccare il poggiaporsi, piedini in gomma ad alto attrito, software per la gestione di macro e la possibilità di cambiare il capo dei switch con dei capi personalizzati. Apriamo la confezione, vediamo un attimino la scatola interna. La scatola è composta da due parti. Apriamo la confezione ed ecco qua la tastiera. Ok, andiamo un attimino come estrarre tutto senza far cadere la roba per terra. Ecco qui la tastiera, ok. Tastiera realizzata in plastica ruvida con tasti rivestiti in vernice nera, non particolarmente stressanti per i pupastrelli, nel senso che non fanno sudare particolarmente dita. Abbiamo i scroll abbastanza morbidi in rotazione, non sono presenti scatti particolarmente netti, i tasti macro e ovviamente il poggiapolsi removibile. Vediamo un attimino, ecco qui che si può sganciare. Poggiapolsi, scusate, plastico rigido. Tastiera è decisamente pesante, in quanto essendo una tastiera di tipo meccanico molto più pesante rispetto alla tastiera membrana. Nella parte laterale destra abbiamo gli ingressi audio, uscita audio per microfono e cuffie e la porta USB tipo 3.0. Il cavo è decisamente spesso, presente, vediamo se riusciamo a spacchettarlo. Presenta un filtro in ferrite antidisturbo, un cavo in treccia di tessuto di qualità decisamente molto elevata, con connettori placcati oro e rivestiti da dei capi protettivi. Particolare attenzione quindi da parte di Gigabyte alla qualità della tastiera. Possiamo vedere in questo caso il cavo che servirà per poter fruire della porta USB 3.0 laterale, mentre ovviamente il cavo normale sarà per la connessione della tastiera. Vediamo se riusciamo, anzi, allora vediamo subito, scusate, metto in mezzo i cap alternativi che sono presenti nella confezione. Ok, eccoci qui. Abbiamo 5 cap alternativi dedicati al gaming, 4 scusate, non 5 dedicati al gaming, e l'utensile per l'estrazione. Questo è il logo del software, mi pare. Dovrebbe essere il logo che si vede ogni tanto in Gigabyte. Proviamo a estrarne uno, togliamo un tasto macro che magari potrebbe essere interessante utilizzare i nuovi tasti al posto come tasti icona, diciamo, delle macro, ed ecco qui che appare lo switch MX Red dotato di LED che serve per la retroilluminazione. Ovviamente l'installazione dei cap, come abbiamo già visto in passato, è molto semplice, basta
inserirli e premerli per averli in posizione. La parte posteriore della tastiera, ecco qui, è dotata di piedini per la regolazione, come si è visto nell'immagine, e sono presenti degli inserti in gomma per massimizzare il grip. La parte posteriore della tastiera prevede ancora una porta USB e, eccola qui, sempre notare l'attenzione ai dettagli, placcate oro anche queste, e poi ovviamente la parte per la gestione dei profili, che si illuminerà di colori diversi secondo il profilo configurato. Come possiamo notare, la tastiera non è in layout italiano, ma dovrebbe essere forse inglese, vedremo meglio durante la recensione, ci sono informazioni sulla scatola a tal proposito sicuramente. Ah, dentro la scatola come materiale introduttivo è presente soltanto questa guida rigida che era sotto la tastiera ed è anche incastrata nella colla, ecco qua, infatti notate che era incollata, che appunto indica come configurare e installare la tastiera e poi spiega un attimino le funzioni avanzate della tastiera stessa. Vedremo nel corso della recensione sul nostro portale www.xtmorder.com tutte le informazioni riguardo a questa tastiera meccanica di casa Gigabyte. Continuate a seguirci, un saluto da parte dello staff.